Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi mostro come editare qualsiasi contenuto a 360 gradi da smartphone, perché c'è un'app chiamata VR Editor che permette di fare editing di video e di foto usando lo smartphone e funziona con qualsiasi tipo di video o foto a 360 gradi, quindi non importa quale dispositivo usate. Vanno bene tutti, ma prima vi voglio parlare di VR Experience. Prima di tutto vi serve un account VR, quindi in descrizione vi lascio il link per iscrivervi su questo sito e dove potete caricare qualsiasi tipo di contenuto 360 gradi, foto, video, e in basso a sinistra potete trovare VR Experience. Che cos'è VR Experience? È un tool che permette di creare dei virtual tours interattivi. Che vuol dire interattivi? All'interno del tour si possono inserire vari hotspot e vari, diciamo, triggers oppure markers che servono per interagire con il tour stesso. Almeno per adesso ci sono solo gli hotspots che permettono di navigare da una scena all'altra, possiamo deciderne la forma tra quelle scelte e ovviamente linkare la scena che verrà attivata quando si preme su questo hotspot. L'altra feature sbloccata è l'audio. In qualsiasi punto del tour possiamo inserire un trigger che faccia partire un audio scelto da noi, scelto e caricato da una cartella del computer, e si può decidere se rendere l'audio stereo oppure direzionale. Quindi link in descrizione, iscrivetevi subito ed entrate a far parte della beta perché secondo me è una feature che sarà una delle migliori presenti in circolazione, anche perché è gratis e permette di creare in modo molto semplice e molto immediato dei virtual tour. E in più ci sono queste interazioni. E per adesso c'è solo l'audio, però comunque verranno aggiunte le immagini, verrà aggiunto il testo, probabilmente verrà aggiunto anche qualche video, quindi si può far partire un video tipo YouTube in un certo punto del tour. E quindi ha tantissimo potenziale. Quindi iscrivetevi, iniziate a caricare i vostri tour e inviate feedback come se non ci fosse un domani. Ma parliamo di VR Editor. È, credo, l'unica app presente in circolazione che consente di editare, di fare editing su contenuti a 360 gradi indipendentemente dal marchio di registrazione. Quindi non importa se registrate con la Fusion, con la Gear 360, con qualsiasi camera a 360 gradi, potete fare editing su tutti i file a 360 gradi. Regia, per favore, smartphone. Ok, vi faccio vedere in diretta, quindi state guardando direttamente quello che faccio. Questa è la schermata home di VR Editor, che vi permette, come vedete in basso di fare editing foto e video. Sono due cose separate perché ovviamente partendo da una foto si può creare anche un video, invece selezionando solo foto si fa l'editing di immagini. Faccio vedere un attimo nelle impostazioni. In ogni video e in ogni foto VR Editor, per ovvi motivi, siccome l'app è gratis, quindi è gratis per tutti, iOS e Android è gratis. L'app aggiunge il watermark, quindi per rimuovere questo watermark, come potete vedere di default è questo che vedete selezionato blu, per rimuovere il watermark dovete collegare il vostro account VR all'editor. Molto semplice, link in descrizione, vi registrate e ci sarà un modo per, cioè nell'impostazione potete fare il login e facendo il login potete scegliere quale tipo di watermark usare, cioè ne potete mettere anche uno personalizzato oppure semplicemente rimuoverlo se non ne avete bisogno. Parliamo subito di foto. Come prima cosa vi fa selezionare ovviamente le foto e ve le fa vedere tutti perché potete selezionare qualsiasi tipo di foto, anche una foto che non ha il rapporto 2 a 1, quindi non è a 360, non dovrebbe essere sticciata. Voi comunque la potete sticciare, però vi fa l'avviso, come potete vedere qui di fianco. Scegliamo per esempio questa. La prima cosa che potete vedere è che è qui rettangolare, quindi si può guardare in qualsiasi direzione. E come potete vedere c'è Adjust Orientation, quindi si può settare l'orientamento che è il primo frame che si vede quando si apre la camera. Per me va bene anche quello iniziale. In basso abbiamo i filtri forniti dall'app, oppure eventualmente settiamo il normale e si può fare la color correction manuale, quindi contrasto, quindi saturazione, colore, luci, ombre. Si può fare qualsiasi tipo di editing che verrà applicato a tutta la foto. Attenzione, quindi non si può selezionare solo una parte della foto a cui applicare questi effetti, ogni effetto verrà applicato all'intera foto. Oltre ai filtri si possono aggiungere degli stickers che vi sto facendo vedere qui alla mia sinistra, che vi sto facendo vedere qui a destra, oppure se non volete mettere gli stickers forniti dall'app si possono aggiungere anche immagini, qualsiasi tipo di foto personale. Ovviamente dovete
vi consiglio di scegliere un PNG, perché come potete vedere qui ho scelto qualcosa di quadrato. Ogni sticker e ogni immagine può essere ingrandita, ruotata, rimpicciolita e si può spostare, però come potete vedere qui è quadrato. Se io lo ingrandisco, i bordi iniziano a curvarsi e quindi non va più bene, quindi vi consiglio i PNG. Comunque può essere spostata e rimane ancorata a dove la posizioniamo. Per esempio, io la ruoto, la faccio tipo pari così. Se io sposto la visuale, come potete vedere, l'immagine rimane ancorata lì. Allo stesso modo si possono aggiungere anche gli sticker, se vi faccio vedere subito perché sono simpatico. E oltre agli sticker si può aggiungere anche del testo, quindi eventualmente se volete per esempio scrivere un'insegna o qualcosa da qualche parte, si può scrivere del testo, ne si può decidere. Done. Ok, una volta confermato si può decidere la grandezza, ovviamente si può ruotare, si può girare, si può decidere anche il colore del testo. Purtroppo non si può decidere, almeno per adesso, il font, che è quello standard dell'applicazione, però magari in futuro verrà sviluppato e si potrà decidere anche il font. Questo è per quanto riguarda, poi ovviamente vi faccio vedere, niente, non ve lo faccio vedere. Andiamo ai video, ve lo faccio vedere lì, perché dopo il salvataggio ci sono varie condivisioni su VR oppure sugli altri social, ve lo faccio vedere qui. Per quanto riguarda i video, non possiamo selezionarne uno che abbia una risoluzione più alta del 4K. Come vedete qui nell'avviso, il massimo è 4096x2048. È più o meno la stessa cosa delle foto, però le foto, anche se voi selezionate una foto per esempio in 8K, la potete editare, però l'exporting da VR Editor vi dà una foto in 4K. Ne seleziono 4 giusto per farvi vedere e abbiamo subito l'anteprima, quindi di ogni file che abbiamo selezionato. E selezionato, allora qui come potete vedere c'è un taglio che non va bene, perché questa foto non è equirettangolare, non è in 6D, non è in rapporto 2:1, e quindi c'è questo errore di stitching. La eliminiamo subito perché non ci interessa. Quindi guardiamo qui, questo è il video di ogni pezzo, quindi di ogni clip. Se in video ci sono delle più opzioni, perché ovviamente il video può essere riprodotto più velocemente, più lentamente, e può essere mutato se c'è l'audio. Queste due che vedete qui sono solo foto, e quindi la velocità e l'audio sono deselezionati. Di ogni clip, quindi sia audio che video, si può selezionare la durata, e quindi eventualmente si può croppare se è troppo lungo, decidete voi la lunghezza. Si può settare, ho sbagliato, va bene, si può settare l'orientamento, quindi il punto iniziale in cui parte la clip, ed applicare eventuali effetti come per le foto. Quindi ci sono i vari filtri, i preset che sono quelli dell'applicazione, oppure correzioni, color correction manuale, contrasto, saturazione, tutte quelle cose lì. Abbiamo gli stessi stickers che abbiamo anche per le foto, che vanno scaricate ovviamente e poi possono essere aggiunti. Di ogni sticker, oltre alle dimensioni, la rotazione, la posizione, si può decidere anche la durata, come potete vedere qui. In più, ovviamente la stessa cosa per il testo, quindi i colori, quindi le dimensioni, e in più si può aggiungere una musica di background. Ci sono tantissime canzoni fornite dall'app, e ce ne sono alcune veramente fighe, o comunque si può scegliere qualcosa dalla propria cartella dello smartphone. Purtroppo non c'è la possibilità di scegliere la durata e il pezzo cioè non si può croppare l'audio, perché una volta selezionata l'intera traccia verrà riprodotta l'intera traccia, e poi eventualmente si può fare il loop. Quindi VR, team di VR che mi state ascoltando, permetteteci di fare un po' di editing dell'audio, solamente croppare dei pezzi e decidere dove metterli sull'intera clip, perché così almeno abbiamo più possibilità di editing. Comunque, save and share, quindi esportiamo il progetto. Qui ho solamente 2 foto, quindi è molto veloce, però comunque non ci mette assai tempo, anche se ci sono clip abbastanza lunghe, e c'è subito qualche possibilità di condivisione, ovviamente con share to VR, quindi condividere sulla piattaforma VR, oppure cliccando su questi 3 pallini si può condividere ovunque. Quindi questo è
VR Editor. Vi lascio i link in descrizione per iscrivervi su VR e soprattutto entrate a far parte della beta di VR Experience e inviate un sacco di feedback, perché servono molto per lo sviluppo di questa feature, che secondo me ha tantissimo potenziale, come vi dicevo all'inizio. Vi lascio in descrizione tutti i link, vi lascio in descrizione anche il link del mio sito alchimistablog.com, perché c'è l'articolo su VR Editor se volete fare se volete qualche altro dettaglio. Commentate, chiedete e soprattutto iscrivetevi, perché comunque è un servizio molto buono, è un servizio ottimo ed è gratuito e secondo me vale la pena anche solo provarlo. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo.